Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul primo episodio di Assassin's Creed Odyssey. E niente, adesso iniziamo questa bellissima, fortissima, grandissima, stupenda, bellissima serie. Vi chiedo scusa per l'attesa che sono mancato all'incirca 2 mesi, forse 3, non lo so, spero 2. E niente, mi scuso ancora e siamo quasi a 800 iscritti. Dai boys, iscrivetevi, like e commentate l'episodio e ditemi se vi piace questo gioco. Re Leonida di Sparta, Siamo pronti, 480 re. a.C. Battaglia dei Temploni. L'ho letto malissimo, Dimmi, sicuro. Pierce. Sei mai andato a pescare con tuo figlio? No, mai. Ho solo condotto con onore una vita da soldato. Sarei voluto andare a pescare con mio figlio. Ma ora. Sembra un film. Oh, Andiamo a incontrare il destino. io amo Sparta. Amo Sparta, davvero. I guerrieri spartani li adoravo. E anche adesso. Andiamo a fare il ciulo a qualcuno, mi sa. Spartani! Ogni respiro che avete fatto vi ha condotti dove siete ora. Ogni goccia di sangue, di sudore, ogni lacrima, tutto questo vi ha portati proprio qui, a questo momento. I persiani sono qui per renderci tutti schiavi. Io ho un'idea migliore. Io dico di dissetare gli dèi con il loro sangue. Che cosa ne dite, spartani? Per i nostri figli, per le nostre figlie, per Sparta! Ma stanno venendo anche loro per caso. Oddio, sì. Formazione, formazione, formazione. Oddio. Oddio. Ok. È iniziata decisamente col botto. Ammetto che voglio combattere. Lo ammetto. Ok. Minchia. Mica poco. Oddio, ah. Ricordatevi che la forza di uno spartano è pari a quella di 10 uomini, quindi sono molto, 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 molto cazzuti. Oddio, non so cosa. R1 per un attacco leggero, ok. Cos'è R2? Sarà un attacco pesante? L1X per l'abilità caricata. Oddio! Ma dimmi come faccio a pararmi o cose del genere. Ah, aspetta. Come faccio a pararmi? No, va bene, io attacco con quelle cose che mi aveva detto. Muori, giù, vai giù. Boom. Crepa. Oh no. Ok, ucciso. Ok, morto. Oddio, come l'ho schivato in modo figo. Oddio, qualcosa mi sa di boss fight. Beh, un minuto nel gioco è già boss fight, va Attenti allo bene. spartano. Porterò la tua testa a Cersei. E? Cersei manda il suo gregge al macello. Coraggio, persiano. Porterò la tua testa a Ah, Cersei. ok, tengo pre Spartano se tengo insolente. premuto Vieni a faccio prenderlo. roti, ok. Guardate, allora, ok, quindi dovrei fare tipo. No! La tua stirpe morirà oggi, Ok. spartano. Berrò il tuo sangue, mentre i corvi ti divoreranno gli occhi. Provaci, fallirai. Cersei è il re dei re. Tutti si prostreranno ai suoi Oddio. piedi quando ti avrò sconfitto.
Coraggio, idiota! Basta chiacchiere! È ora di morire! Mio figlio combatte molto meglio di te! Quando avrò finito con te! Beh, in effetti, non sei fortissima! Saranno schiavi di Cersei! I figli di Sparta preferirebbero morire! Aia! Vedremo di accontentarli! Ma non toglie tanto! Non saremo più forte senza il tuo esercito a proteggerti! Allora perché sanguini così tanto? Beh, in effetti non sei nella posizione di giudicare. No! Ho sbagliato tasto, sorry. Vediamo che sai fare! Oh no! Ok. Ok, ucciso. Era una boss fight davvero facile, sì, infatti. Beh, abbiamo vinto. Oddio, non siamo rimasti in tantissimi. Ci hanno traditi, mio re. Cersei conosce la via dietro la montagna. Arrivano. Arrivano altri. Entro l'alba sarete completamente circondati. Siamo spartani. Quando non lo siamo? Spartani? Una parola che perderà significato quando Cersei spazzerà via la vostra razza dalla... Oh, oddio. Questo è stato un giorno che i persiani non potranno scordare. Oddio. In bocca, madonna. Ma domani sarà un giorno che il mondo non potrà scordare. Fichissimo. Vabbè, devo calmare la mia fomentazione. Ma eccola. Ciao, sono io, sono piccolo. Ah no, la... ah, vabbè, non mi hai preso, mi hai preso quella, va bene, mi sono offeso. Wow. Incredibile, Leila. Credi che sia davvero la lancia? Sì, è lei. Il libro era messo praticamente sopra. Ah, ora siamo nel futuro. Un colpo di fortuna così. Ok, azioniamola. Sei sicura che possiamo fidarci? Cioè, il libro potrebbe... Fa come ho detto. Sei tu il capo, capo. Me ne occupo io. Sei tu il capo, capo. Abstergo. Per chi non sa cosa Abstergo è un... Giusto perché tu lo sappia, ho fatto un'osservazione. Dall'ultima volta. È impossibile stare al passo con la tecnologia. Posso potenziare la simulazione fino alla sincronizzazione sensoriale massima se vuoi. Modalità incubo. Oddio, io faccio... Che hanno... Familiarità con le meccaniche dei giochi di ruolo. Per mandare sufficiente il nostro gioco è importante scegliere che potenziale con cura abilità e attrezzature. Difficile. Per i giocatori che amano le sfide e sono esperti nelle meccaniche dei giochi di ruolo, per mantenersi efficienti nel corso del gioco è fondamentale ottimizzare le scelte potenziamenti abilità e attrezzature. Che faccio? Difficile o normale? Oddio. Io metto normale, poi se è troppo facile cambio difficoltà. Facciamo un passo alla volta, ma hai ragione. Comunque non abbiamo... Quindi siamo contro l'abstergo. Un piccolo problema. E sarebbe? Il manoscritto è in cattive condizioni, per usare un eufemismo. Il DNA trovato sulla lancia corrisponde a due individui diversi. Devi scegliere tra i due filamenti di DNA. La scelta è tua. Ah, ok. Beh, andiamo di Alexios. Siamo maschi, scegliamo i maschi. Ah, devo tenere premuto, ok. Lui ci condurrà sulla strada giusta. Una logica banale, ma... Siamo pronti a partire. 431 avanti Cristo, arriviamo. Madonna. Della guerra del Peloponneso. Buona fortuna. Non voglio metterti sotto pressione, ma è tutto nelle tue mani. Stavolta l'abstergo Oddio. Non vincerà. Se quello che dice il libro è vero e troviamo il manufatto, gli assassini avranno finalmente una possibilità di risorgere. Puoi farcela. Ah, Victoria, leggi il libro.
Contiene i segreti che non potrò scoprire da sola quando sarò lì. Agli ordini. I membri della setta sono sparsi. Ok. Ecco qua. Nell'Animus. L'Animus è tipo realtà virtuale, ma stra evoluto. Tradotto, ok. Quindi quello che succede sono cose che già sono successe. E noi dobbiamo scoprirle prima dell'Abstergo. Abstergo, che sarebbe questa associazione che a quanto pare siamo contro. Che però negli scorsi Assassin's Creed ci eravamo insieme. Io l'unico Assassin's Creed che ho giocato, a parte questo che sto facendo ora, è Black Flag, quindi il 4. Vediamo che succede con questo bel, mi sembra, falco o aquila. No, no, sì, Assassin's Creed è un'aquila. Per chi non lo sa, l'aquila in Assassin's Creed è simbolica, ecco, è un animale simbolico, quindi... Mi ricorda l'introduzione di Spirit, non so se l'avete visto il film, però è molto famoso. Figo, figo, ci sta. Noi siamo qui. Eccoci qua. Ecco la lancia. Ehi, faccia di merda! Vieni giù! Oh? Cosa? Il ciclope ha un messaggio per te. Di al tuo capo che puoi infilarselo. Per la volta scorsa! Malaka! E facciamo il ciulo. Fegato. Facci vedere. Avvicinati qui e scoprilo. Dovresti saperlo ormai. Perché non mi fa muovere? Sempre i suoi debiti. Ah. Devi imparare la lezione. Se il ciclope vuole darmi, devo fare lezione, così. Dite di venire a darmela di persona. Non allora, così lo aggancio. Ah, ok. Oddio, posso fare due contemporaneamente. Ok, il meccanismo è un po' più difficile dalle scorse Assassin's Creed, mi sembra. Oh, Dio. Dai, attaccami. Oddio, non mi ricordo come si rompeva nella difesa. Mi sa R2, boh, non mi ricordo. Sì. La settimana scorsa. Questa merda succede ogni settimana. Continuare così. Erano abbastanza scrausi però come soldati quelli. Ah, grazie dell'avvertimento. È un po' in ritardo. Sangue dal naso. Che ti è successo? Niente. Ora è tutto a posto. Di nuovo il ciclope? Non ha ancora imparato la lezione. A quanto pare no. Chissà chi è, se la sorella, la figlia, l'amica. Pure. Hai fame anche tu, Icaro? Credi che Zeus mi donerà un'aquila come ha fatto con te, Alexios? Forse potresti chiederglielo da parte mia. Ah, vuoi che ti raccomando gli dèi? Lo chiederò a Zeus per te, dai. Facciamo i bravi. Mettere una buona parola per te. Dai, raccomandiamola, dai. Allora, che ci fai qui? Ah, quasi dimenticavo. Marco ti sta cercando. Cosa vuole ora quell'idiota? Non lo so. Vuole che lo raggiungi alla sua nuova casa. Nel vigneto. 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 Malaka. Chissà cosa vuol dire Malaka. Dice che il vino lo renderà ricco. Da quanto marco un vigneto, a che punto della strada per Sami? E dove si trova la nuova meravigliosa tenuta di Marco?
Sai la statua di Zeus sul monte Enos? Appena più a sud. Da quando possiede un vigneto? Da ieri, credo. Quindi, Marco, che mi deve dei soldi, ha comprato un vigneto. Come ah, quindi ci deve dei soldi, ok. Vado da lui. Suppongo che farò visita a Marco. Grazie, Febe. Non mi dire che vuoi qualcosa. Io le avrei dato il 5. Avverto Marco del tuo arrivo. Ah, allora non sono morti questi. Scelte. La scelta che farai avrà un impatto più o meno visibile. Valuta attentamente le tue opzioni poiché... Ok, quindi le scelte che faccio si ripercuotono nella storia. Dai, fuori di qui. Ora basta. Dite a quell'idiota di un orbo che se vi rivedo gli cavo l'occhio buono e lo do in pasto alla mia acqua. Quindi c'è tipo un occhio che non è buono con la benda, presumo. Andrò da Marco appena sarò pronto. Ti prego, dimmi che c'ho l'armatura. Come faccio a indossare? Oddio, ma... No, posso fare con l'aquila, oddio. L'ho scoperto a caso. Quindi apriamo l'inventario. Vabbè, credo di essere abbastanza pronto, dai. Quindi, andiamo lì. Un bersaglio vicino per chiamare Icaro. Ah, l'aquila, ok. E quindi? Eccoti. Ah, ok. Vediamo in che guaio ti sei cacciato stavolta, Marco. Andiamo. E ho fatto un altro attacco per sbaglio. Quindi le belle doppie spade non ci abbandonano. Capo, io te l'ho già detto. Non puoi fare così. Perché? È la mia tenuta, le pianto dove mi pare. Le viti moriranno qui, tutte quante. Dimentica quello che hai sempre saputo, amico mio. Insieme rivoluzioneremo la viticoltura. Fidati, ripenserai a questo giorno come a quello in cui... Alexios, sia lode agli dèi. Febe ti ha trovato in tempo. Ehi, ti ho sentito. Ero preoccupato. Il ciclope ha mandato la sua feccia a cercarti. Credo volessero farti del male. Potevi dirmelo prima che mi attaccassero. Ma ora il punto è un altro. Hai comprato un vigneto, Marco. Un vigneto. E gli deve anche dei soldi. Il vino piace a me, piace a te, piace a tutti. E tutti lo comprano. Perché non da me? Giusto. Non sai come si fa il vino. Perché dai, non sai come si fa il vino. Sulle viti o su come si faccia il vino. Io imparo in fretta. Cogli l'uva dalle viti e poi ci fai il vino. Ah, tutto qui, sicuro? Mi conosci, sai che ho pensato a tutto. Marco ha sempre un piano. Sì, ma devi ridarmi i soldi, io non lo so. Immagino tu abbia i soldi che mi devi. Ecco. Se ho i soldi che ti devo, certo, certo. Beh, no, al momento no. Allora, vediti trovarli. Certo, amico mio, subito. Ma forse potresti farlo tu. C'è un mercante a Sami. Lo sai che non sono molto bravo con queste cose. Vuoi che riscuota i soldi che tu mi devi? Sì, soldi che ti aspetto. Infatti, che cavolo. Chi è il mercante? Duride. Lo conosci, è un bravo uomo. Smetti di dare i soldi a Duride, sei troppo gentile con Duride. Dai, smetti di dare i soldi. Perché sei così idiota? Smettila di dargli denaro. Mi ripaga sempre. Dopo che io lo minaccio. Ah. E tutti ci guadagnano. Duride ha i suoi soldi, io guadagno sugli interessi e tu hai un lavoro. Cefalonia è meravigliosa, vero? Dov'è Duride? Io rivoglio... Ah, dov'è Duride? Dove prima dove sta? In una bottega di Sami vicino ai moli. Lo sai, Alexios. E sarà lì? Ti sembro forse la pizia? Non posso saperlo. Ok, dai, rivoglio i miei soldi. Sarà meglio che abbia i miei soldi. Mi spiacerebbe vendere il nostro vigneto. Certo che li ha. Ah, e quando avrai finito c'è un'altra questione di cui voglio parlarti. Va bene, ma prendo un cavallo. Fa caldo ed è troppo lontano per andare a piedi. Ma... Consideralo come gli interessi, ma... Ah, quindi rubiamo il cavallo. Tutti ci guadagnano.
certo, amico mio, certo. Scegli quello che preferisci. Oddio, dimmi che mi fa vedere la stamina, la velocità, cose del genere, ti prego, non farmi andare a culo. Che mi dici del cavallo a sinistra? Che mi dici del cavallo in mezzo? Ah, vediamoli, dai. Dimmi di questo cavallo. Lo Shiro. Hai un buon occhio per le bestie robuste. Si arrampica su per i monti come una capra. Ok, quindi quello è agile. Quello in mezzo. Dimmi com'è. Ah, una vera bellezza, amico mio. Viene dalla zona di Tessalonica. Un animale impavido. Ok. Cavallo a destra. Mi piace lo sguardo di quello a destra. Ah, il macedone, allevato per la battaglia. Il cavallo di un vero guerriero. Allenato per la battaglia. Però l'altro è un cavallo agile. Ho fatto la mia scelta. Quale hai scelto? Perché non vuole darmelo? Tutti ci guadagnano, specialmente tu. Hai scelto il grande Phobos. Non mi ha mai deluso. Phobos. Ricorda, raggiungimi al tempio di Same quando avrai recuperato il denaro da Duride. Ah, Euterpe! C'è ancora molto vino, non ti preoccupare. Non ora, idiota. Febe è stata rapita. O come rapita? Dagli uomini del ciclope, ovvio. L'hanno presa sulla strada principale. No. Fotte sega del cavallo, basta che corre. La spiaggia? Febe sa nuotare? La vado a prendere. Sì, vai. Ma non dimenticarti del caro Duride, Alexios. Sì, però è più importante Febe di quello. Dai, sicuramente non è un cavallo scrauso, quindi non mi sono pentito della mia scelta. Ok, quindi dobbiamo ucciderli stealth. Ma se sono quei due... Lasciami! Zitta, dovevo ucciderli, mi sa. Un bel riscatto al ciclope. Nessuno pagherà per me. Sono tutti poveri. Però qualcuno verrà a picchiarvi. Stai buona, Febe. Quindi i nemici iniziano. Vabbè, dai, se tutti gli assassini iscritti, dai. Questo sia il nemico. Ah, ok, ignaro. Così. Quegli altri bastardi non la passeranno. Ok. Piccolini, vieni qua. Chi è sta? Vieni. Ci penso io a farti smettere ora. Sì, certo. Perché non muori un attimo? Grazie. Oddio, come si fischiava? Mi sono dimenticato già. Triangolo, vero? Sarà il prossimo. No, è vero, si attacca così. Oddio, Febe era qui dentro, vero? Eccola, subito. Prigioniero. Ok, liberata. Qui cosa c'è? Armatura e varie cose. Ma ciao, signora. Se può morire un attimo, mi fa un favore. Grazie. Stai bene? Non è stato così terribile. L'ultima volta mi avevano tappato la bocca perché non mordessi. Ah, quindi è di routine. Fai attenzione. Sei sola ora che... Che i miei genitori sono morti. Sto bene. Io ho te e tu hai me e Marco. Siamo la tua famiglia, non è vero? Oddio, flashback. Dovrai essere più forte di così. Nicolao. Non mollare! Colpiscilo! Sì, gli spartani vengono addestrati già da piccoli. Ancora, tu. Sì, padre. Gli spartani si rialzano non appena sono a terra. Prendi il bastone. La cattiveria. Pianta bene i piedi. I soldati hanno una postura salda. Bene. Bene. Ora? Attacca. Adesso basta così, Nicolao. Il sole sta calando. Si è fatta ora di mangiare, non credi?
Cosa si mangia? Questa sera per cena mangeremo la piccola Cassandra. E sarà proprio un gran banchetto. No, non lei, prendi me, sono più buono. Sì, sì, siete entrambi dolci come il miele. Ora andiamo dentro o l'agnello si brucerà. Andiamo. Mettila a letto. Sì, padre. Alexios. Tu sei il mio più grande orgoglio. Ricordalo. Ah, lui da piccolo, ok. Porterai questa famiglia alla gloria. Ho capito solo adesso, sono scemo. Credevo che Nicolao sarebbe fosse il nome del ragazzino, invece è Alexios il ragazzino. Nicolao è il padre. Certo. Ti preoccupi troppo? Tu non ti preoccupi abbastanza. Staremo bene finché ci proteggeremo a vicenda. I criminali hanno detto che devi fare attenzione. Cosa hanno detto? Dicevano che il ciclope ha messo una taglia su di te. Talo pugno di ferro ti vuole morto. Talo pugno di ferro. Il mercenario. Oh, perché sono sempre nei guai? Meglio trovarlo prima che lui trovi te. Dicono che è molto cattivo. Torno. Quindi in città da sola. Caire? Ok, immagino Caire vuol dire ciao. Talo pugno di ferro. Proprio quello che ci voleva. Un altro squilibrato. Gli dovrò dare una lezione. Oh, aspetta. Io non avevo il cavallo una volta. Lui è Talo pugno di ferro. Ok. Oddio, quanti nemici ci sono. Ma mica posso scoprire gli assassini e poi usarli. Oddio. Mi sa di sì, eh. Ah, ecco Phobos. Dov'è? Sto chiamando. Eccoti qua. Andiamo, cavallo guerriero. Torniamo sul cavallo. Ma perché? Ma dico io. Ma vabbè, capitano tutte a me. Sono tipo le stelle di GTA, quelle in basso a destra. Più sono alte, più siamo in pericolo, mi sembra. Sammy, Duride sarà la sua bottega. Oddio. Dai. Scusa. Oh, io sto spingendo tutti, ma ok. Ciao, Duride. Come vanno gli affari? Senti, di a Marco che se vuole i suoi soldi, deve venire di persona. Ah, ma ora qui ci sono io. Senti, ero in ritardo con il pagamento e ora Marco vuole il doppio per via degli interessi. Non mi rimarrà nulla. Allora non devi chiedere un prestito. Ah, hai ragione, il doppio è troppo. Dovevi pensarci quando hai preso in prestito le dracme, Duride. Ma la mia famiglia... Fa caldo, sono di malumore. E tu pagherai. Lo sappiamo entrambi. L'unica domanda è... Cosa distruggo prima? Te... O la tua merce. Di a Marco che ho già pagato abbastanza. Non mi piegherò a un mercenario. O a qualcuno così stupido da chiedere un prestito al ciclope. Al ciclope? È così che ha comprato il vigneto. Senti, lo so che saresti morto senza Marco che ti ha strappato dalle strade quando eri un bambino. Ma si sta comportando come un folle. Me ne vado senza le dracme. Non me ne vado senza le dracme. Ti lascio i tuoi affari. Dai però. Oddio. Ha ragione però, dai. Lascia perdere le dracme. Devo fare una chiacchierata con Marco. Mi lasci andare? Allora prendi questa spada. Non è niente di speciale, ma è meglio di quel tuo ferro vecchio. Un ciclope di mezzo mi servirà. Fai ragionare Marco o siete entrambi spacciati. Oh Jay, abbiamo una spada. Spada di Duride. Però è più scarsa di quella che ho io adesso. Boh. Hai le ore contate prima che il ciclope venga a prenderti. Malaka vuole il suo denaro. Posso avere una proroga? Se non lo ripaghi, quando tornerà a Cefalonia, verrà a prenderti appena metterà piede a terra, capito? Cerchiamo di essere civili. Non puoi nasconderti per sempre dietro al tuo Mistios, Marco. Il ciclope ucciderà te, lui e quella nanerottola che gira qui intorno. Certo, nessun problema.
troverò le dracme. Bene, o verrò a vedere il ciclope darti in pasto alle sue capre. Ah. Ah, Alexios. Vedo dal tuo sorriso che Duride ti ha dato le tue dracme. Non sto sorridendo. Ho appena scoperto dove hai preso le dracme per il vigneto. Ti ha dato di volta il cervello. Possiamo ancora trovare il denaro, vero? Ce la faremo sicuramente. È impossibile, possiamo provare, troveremo le dracme. Dai, sarà, possiamo provare. E comunque non so se ce la faremo. Dobbiamo tentare, non abbiamo scelta. Allora farei meglio a dare una mano. Non farò tutto il lavoro sporco. Ah, rimpiango i vecchi tempi. Ricordi? Era tutto più semplice. Non avevi niente, eri giovane e solo, e io avevo tutto. Ti ho donato il mondo intero. Cefalonia nel palmo della tua mano. Mm-hmm. Quindi noi cosa siamo? Tipo Cassandra! Altro flashback. La lancia. Ma Cassandra mica è l'altra, è la tipo la seconda scelta nostra del personaggio, boh. Mamma mia, avrà 10 anni e già si è messo in barca con un temporale, povero. Dio, mi ricorda l'inizio del Assassin's Creed Black Flag. Ah, è lui da giovane. Marco. Ah, ecco. I pesci del genere, eh? Oh. Hai fame? Che ne dici di un accordo? Io faccio qualcosa per te. E tu fai qualcosa per me. Così tutti ci guadagniamo. È un'ottima offerta. Ah, è fissato con questa frase. Ah, pensaci. Aspetta. Poi lui si sveglia, che si è rinvenuto dal mare, tutto tranquillo. Cefalonia. Bel dono. Non saresti nulla senza Marco. Guarda dove siamo arrivati. Eri un orfano di strada, ora sei un Mistios con una dimora. E il ciclope ci porterà via tutto. Ma posso proteggerti per sempre da lui. Ucciderà anche me. Oh, non devi temerlo. Guardati. Come posso resistergli? Con che armi? Una lancia arrugginita? Un arco spezzato? Eccoti. Nasconderti in un tempio non ti salverà da me, Marco. Drusilla. Che ha fatto ora? Questo fa un milione di danni, madonna. Mi serve quel legname, Marco. I nuovi archi saranno famosi in tutta l'isola. Ma non posso fare niente con quei malaca dei banditi che bloccano le consegne. Ma malaca è un insulto, sicuramente. Tipo stupidi. I dettagli al mio amico Alexios. Ha già un piano per occuparsi dei banditi. Sarò zitto. Non importa chi, ma sarà meglio che qualcuno faccia fuori quei banditi. Oggi. Un'idea fantastica. Io devo correre a casa, Alexios. Giusto. Ho escogitato un piano per la questione ciclope. Passa a trovarmi quando hai tempo. Fa solo danni questo qui, comunque. Ok. Se vuoi il tuo legname, prima ripara il mio arco rotto. Di solito pago a lavoro ultimato, ma qui le cose vanno a rilento. Seguimi. Beh. Questi oddio. Archi mi renderanno ricca come Creso. Sono così ben fatti. Dammi qua. Ecco qua, come nuovo. È un arco forte come Eracle in persona. Provalo. Oddio, è un po' esagerato, però. E le do per mirare. Colpisci con le tue frecce. Boom. Boom.
Boom. No! Oddio, pensavo di colpirla. Il menu abilità assegna questa abilità per... Oddio! Ragazzi, sorry, l'episodio finisce un po' ad gacchium di canum, però lasciate like, condividete il video con amici, parenti, compari, nipoti, come dice buon Maurizio Merluzzo, e niente, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e scrivete nei commenti se questa serie vi piace. Vi aspetto col secondo episodio di Assassin's Creed Odyssey. Ciao a tutti!